face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Siamo con Daniela, che è la responsabile dell'Iron Group per quanto riguarda il prodotto. La vostra partecipazione al Sunset Art è una chicca importante. Qual è la vostra mission? La nostra mission è proporre le destinazioni nuove e vecchie per l'estate 2014, che possono interessare un po' tutti, dalle capitali europee al Mediterraneo, come Ibiza, Formentera, Rodi, il Mar Rosso, Mar Salam e Sharm el Sheikh. Top del momento, la richiesta maggiore? Come sempre Formentera. E parte dell'Iron Group è anche il BB Chiaia 32, che è un luxury residence situato a Via Chiaia a Napoli, che è in espansione visto la grande richiesta, e stiamo aumentando le camere, per cui a breve ci saranno 8 camere supplementari, tutte tematizzate. E che dire? Diciamo che è un gruppo ben organizzato, ma soprattutto ecco presente in tante manifestazioni importanti, perché vogliono essere vicino alla gente, questa è la cosa importante. Assolutamente. È sicuramente la mission di questa sera, come la nostra mission sempre, quella di cercare di incontrare le esigenze dei clienti e quindi del pubblico, trovare quelle destinazioni che magari sono richieste o magari a prezzi troppo alti, e trovare il modo di invece farle diventare accessibili. E anche questa sera speriamo di soddisfare tutte le persone che verranno a conoscerci. Alessia Bombonzucre è l'organizzatrice della sfilata di questa sera, con i suoi abiti e gli accessori. Salve, nella sfilata troverete abiti sartoriali, abiti da sera, molte aziende che sfileranno le trovate nel nostro negozio, gestito da me e mia sorella a Pollena. E godetevi insomma la serata. Dimmi una cosa, i colori di quest'anno e soprattutto le tendenze. La tendenza è molto chic, però allo stesso tempo anche colori molto forti, quindi giallo, colori forti, però anche colori molto pastello, quindi verde chiaro, fucsia, insomma tonalità molto variegate. Bene, quindi ci divertiremo con le tue modelle e con gli accessori, che sono anche importanti nella vostra azienda. Accessori che trovate e anche esposti, tra cui c'è Botteguccia, c'è Farenella, tutte aziende che sono esposte qui e che le faremo sfilare insomma durante la serata. Grazie. Grazie a voi. Siamo con Guido della Gumon Gioielli, abbiamo visto uno stand veramente interessante e soprattutto molto colorato. Ci parli un po' della tua azienda, ma soprattutto anche delle proposte di quest'anno. Allora, la nostra è un'azienda che nasce nel 2001, siamo dei produttori, tutto quello che vedete esposto è tutto quanto nostra produzione, è un prodotto made in Italy, prettamente artigianale, andiamo alla ricerca molto del colore, siamo molto interessati al colore. Il colore secondo noi è un must fondamentale per la nostra azienda, e per l'anno prossimo ci saranno tante novità anche con dei bagni galvanici scuri a contrasto con dei colori molto forti, tante belle novità. Diciamo che la caratteristica italiana è proprio dell'artigianato, è quello di una ricerca continua, cioè una voglia di sperimentare e di cercare sempre il nuovo, e questo poi ci contraddistingue a livello mondiale. Sì, questo sicuramente è il nostro forte, è quello che dobbiamo portare avanti tutti quanti noi, per poter far sì che comunque tutto il nostro estro, tutta la nostra diciamo inventiva possa arrivare fino a paesi che oltre al nostro possano apprezzare e che già apprezzano tutto il Made in Italy. E allora Gumon Gioielli. Arturo, Sunset Art Event, siamo con le tre organizzatrici, tre belle ragazze, ora le facciamo presentare. Valentina Del Gaudio, Chiara Gargiulo, Ilenia De Coro.
Valentina, parliamo un po' del vostro progetto. Allora, Istart nasce l'anno scorso e la nostra mission è proprio quella di valorizzare artisti e artigiani locali, campani. Artisti intesi come scultori, pittori, fotografi, artigiani chi si sa oggi reinventare, giovani che fanno borse, che fanno orecchini e che oggi riescono anche ad esportare all'estero. E diciamo è un progetto molto nobile e questa bellissima struttura quest'anno ci ha ospitato e siamo già contenti dei grandi risultati finora apportati. L'evento di questa sera, andiamo sull'evento di come l'avete organizzato e che cosa proporrete in questa serata. L'evento di questa sera si chiama Sunset Art Event, è nato qualche mese fa dalla collaborazione di noi tre e proprio sul nostro progetto di Start Eventi, e questa sera avremo 15 espositori artigianali, ci sarà l'Iron Group che ci sponsorizza con i propri viaggi e col loro prodotto per quest'estate 2014, e poi avremo musica dal vivo, una sfilata di alcuni artigiani presenti all'interno dell'evento e per concludere avremo un DJ set come intrattenimento per tutti i nostri ospiti. La cosa bella è che tre ragazze che vivono nel sociale e credono in un progetto per i giovani. Assolutamente sì, questo è un progetto importantissimo anche perché comunque reputiamo che sia importante praticamente investire sui giovani e soprattutto sulle passioni e sull'amore che questi giovani praticamente mettono nella loro arte, perché artisti, artigianato è pur sempre l'espressione massima praticamente di quello che è l'arte in generale, e dare la possibilità a questi giovani sul territorio di poter esprimere la loro arte, e di quella loro arte si sono reinventati, hanno fatto diciamo di questa passione comunque un lavoro, penso che sia comunque una mission, un valore nobilissimo, e l'intento era quello proprio di aiutarsi a vicenda, di creare un network, perché per dare la possibilità appunto di creare una rete, di una forza comune affinché praticamente potessero esprimersi al meglio. Devo dire che ci siete riusciti alla grande, vedete le immagini e vi accorgerete di quanta fantasia e di quanta volontà hanno questi tre ragazzi. Grandi iniziative del Lido Arturo, una mission importante. Siamo con Massimiliano che dirige alla grande questa struttura e devo dire con risultati veramente importanti quest'anno. Ti ringrazio Gianni, benvenuti a tutti qui al Lido Arturo. E devo dire insomma sì, stiamo svolgendo un ottimo lavoro quest'anno. Io insieme ai miei soci che sono Pasquale Lettieri e Ciro Sforza. Essere presenti a 360 gradi su un territorio dove non c'è fame non soltanto di divertimento ma anche di cultura, di arte, soprattutto poi legato ai giovani, a quelli che loro vogliono investire e creare in questo momento. La nostra missione insomma è quella di offrire e ricevere clienti di ogni target, di ogni fascia d'età, con tutti i tipi di esigenze, con un'organizzazione a 360 gradi che parte dalla balneazione, ai prodotti che offriamo ai bagnanti, al solarium, anche a chi prende il sole, fino ad arrivare alla ristorazione, che abbiamo fatto un bel ristorante a bordo mare, e con la programmazione artistica delle serate che sono tutte diversificate, come ti dicevo prima, insomma, perché la mission è quella di accogliere accogliere, raccogliere e colpire tutti i target di appassionati di ogni genere e tipologia di serata, di eventi e di manifestazioni. E devo dire che ci state riuscendo alla grande e soprattutto provate anche il ristorante, vi assicuro che è una serata veramente particolare.
domenica la vera Capri e non poteva essere altrimenti con questi sandali che sono caratteristici e che devo dire danno un'impronta di quello che è la nostra regione. Esatto, i sandali sono prettamente campani, sono fatti artigianalmente dalle mie mani e sono tutti con materiali originali, quindi pellami italiani, sandali di cuoio. Come è nata questa passione? La passione è nata perché il prodotto mi è sempre piaciuto, poi vivendo per un po' all'estero ho capito il valore del prodotto nostro, quindi dell'artigianato, e quindi nasce proprio al di là dell'idea del sandalo, proprio di ritornare alle origini, quindi riportare di nuovo il valore di quello che noi abbiamo nel mondo. E allora amici incuriositevi e vedete la vera Capri. Siamo con Valerio, con Farnella, è un marchio veramente che stasera ha dato un tocco di magia, devo dire delle installazioni, delle opere d'arte queste tue borse, non solo come creazione ma anche come le hai volute presentare, quindi un momento veramente magico. Parlaci un pochettino di questa tua idea e di come tu sviluppi il tuo lavoro, le tue borse. Innanzitutto vi ringrazio per i tanti complimenti, sì, è stata una bella serata. Diciamo che metto un po' di tutta la mia passione, di tutta quella che è la mia passione, per far sì che queste borse siano belle per le donne che sono oggi un poco più capricciose, diciamo. E infatti le tue borse hanno questa caratteristica, c'è sempre un particolare un po' stimolante, un po' diverso dagli altri, proprio per accattivare e attirare queste donne. Purtroppo ormai le donne devono essere catturate, quindi le dobbiamo un po' incentivare a capire che cosa vogliono. Quindi. State vedendo dalle immagini queste borse, ma soprattutto, come ho detto, queste installazioni. Sono opere d'arte presentate in un modo veramente accattivante e che piaceranno sicuramente al pubblico campano e non solo. Mentre le ragazze si preparano per la sfilata, siamo con Giuseppe di Nautica Schiano, un'azienda che sponsorizza questa serata, una serata importante qui a Lido Arturo, con l'idea di coinvolgere tanti giovani in progetti di crescita dal punto di vista professionale. Siamo felicissimi di stare in questa location stasera, per me è la prima volta, perché pur avendo comunque conoscenze, amici, la mia ragazza che comunque è del posto di Portici mi ha coinvolto in questa bellissima situazione. Sono felice comunque di aver collaborato, di cooperato per questo evento che per me è la prima volta e credo che riuscirà sicuramente bene. Un'azienda legata al mare, quindi a un prodotto che del periodo, quali le caratteristiche della vostra azienda, ma soprattutto l'idea portante? Naturalmente pensare, stando vicino al mare, ci siamo avvicinati al mare portando dei prodotti di mare. Noi naturalmente vendiamo, siamo nel campo della nautica da oltre 30 anni, da tre generazioni, vendiamo motori Mercury, siamo concessionari Mercury per tutta la Campania, e Sax, imbarcazione Boston Whaler. Questa sera anche un po' per comodità dalla location ho portato un piccolo motore, quindi per rappresentare un po' quello che è il mare, perché noi vendiamo dal piccolo al grande. È un settore che comunque, anche se ha subito una notevole crisi in questo periodo, risponde sempre bene, perché l'utenza napoletana vuole andare a mare, ama il mare, siamo appassionati. Quindi. Ama il mare, ma ama anche queste bellissime situazioni dove tanti giovani si mettono alla prova, e questa sera continuiamo proprio con questa bellissima sfilata.